cellulare è un elemento stressante. Tu tornavi a casa, c'avevi il tuo cacchio di telefono, il telefono di casa, c'erano i turni per telefonare, i meno fortunati addirittura dovevano sconfiggere e rubare le chiavette del lucchetto perché sennò, perché non si poteva telefonare in ogni momento. Che figata. C'eri tu che chiamavi, io chiamavo a casa tua, Thomas, dicevo pronto, buongiorno, posso parlare con Thomas? Quando non c'era il cellulare, comunque tu dovevi andare a un appuntamento. Sì, a quell'ora. È vero. Non è? Dove sei? Stai arrivando? Tra 4-5 minuti? Ok, anch'io. E poi quando davi buca era veramente una buca. Era una buca assurda. Cioè, dovevi tornare a casa. Se non ti eri capito. Sì, sì, alla fine. Era un problema. Cioè adesso tutto un po' approssimativo. Una volta era così alla quel lì, a quest'ora qui, ta, ci becchiamo. Poi oppure... se ritardi 2 minuti arriva un messaggio, dove sei? Dove sei? Stai arrivando? Mio padre quando, ancora oggi col cellulare, nonostante abbia cellulari di ultimissima generazione che si fa regalare da me, comunque ha un rapporto, mi rendo conto, proprio con le telecomunicazioni assurde. Cioè se io sto a Milano, lui alza la voce in proporzione alla distanza. Se quando sto all'estero proprio non ne parliamo, stiamo parlando di un pazzo che urla come pronto figlio mio come stai, una cosa, sto bene, ti sento benissimo, però cioè, perché una volta non si sentiva bene, ma non lo so se una volta si sentiva bene, no, almeno del 1918, però cioè... pronto dove sei, sono a New York, sì, vabbè, però adesso non esageriamo. E poi questo fatto veramente che tu adesso prendi il telefono e sai subito chi è una rottura di palle, perché ti fai i calcoli, cioè tu prendi il telefono, c'hai gli amici, bisogna, questa è una verità, cioè ci sono gli amici con cui sai che te libererai da una telefonata in 2-3 minuti, ci sono gli amici da 4-5 minuti, poi ci sono gli amici attacca pippe, che sono divertentissimi, però non gli rispondi se sei stanco, c'è un attimo da fare, perché sai che solo il ciao, dal ciao al allora ci sentiamo, quarto d'ora ce lo devi passare. E quindi c'è problematica questa cosa. È vero. Mentre invece se uno ti chiama, pronto? A caputtana è lui. Noi parliamo poco. Noi parliamo massimo 6-7 secondi a telefonata. Oh, sì. Io perché ho due problemi, uno perché non ti sento, che è il primo problema. Thomas, a te al telefono non ti si sente. Non ci sei. Pronto. Sono Thomas. Stai dormendo? No. Come si sto dormendo? Io perché ormai sono diventato. Oh, sai come gli animali che a un certo punto poi si modificano geneticamente? Per sopravvivere, io mi sono modificato giorno per giorno e ho un super udito. Un super udito veramente. WhatsApp io lo odio, ma l'ho tipo smesso di usare. Sta digitando. Oh, ma ti vedo che sei online, perché non mi stai rispondendo? Ti ho scritto. Sono arrivati i cosi, so che l'hai letto, merda. Hai letto, ma come? Non mi hai risposto. Sì. Cioè, il fatto che tu abbia letto significa che l'hai avuto in mano e non mi hai risposto apposta. Sì, e poi non si mandano più messaggi, ma si chiacchiera proprio. Una volta scrivere un messaggio era quei caratteri, tu avevi a disposizione 160, so. Esattamente. E quindi adesso invece no, ti mando direttamente 10 messaggi per scrivere una frase. No. Ehi! Ciao! Sei? Ormai puoi dividere le persone in base alla suoneria, rompi coglioni, la suoneria lavoro, l'ho fatto, la suoneria... Però. Chi so io? No. Potrei metterti una suoneria. Sì, a parte le suonerie, che per me sono pure queste, cioè andrebbero, ci sono persone che andrebbero arrestate. Sì. Arrestate, ma proprio arrestate per la suoneria che c'hanno. La suoneria mia è questa qua. Che palle! Ce l'hai da anni. Dove mi... Okay. No, Thomas, dai, questa no. Thomas, ma. Questa mezza mi piace. Pronto? Questa ti mette buon umore, ma non si può cantare. No. Te la boccio. No. Ma Thomas, ma non si può fare. Ma stai in un ristorante e squilla così, che cazzo fai? No, non sono d'accordo. Sono d'accordo. Ma che cazzo dici? Dai, Thomas, per favore. Questa mi piace la canzone, ma non me ne frega niente. Sei serio? Cioè l'hai usata questa? Pronto! No. È come una bella canzone, no, se lo fa. La mia è questa. Una suoneria. Ma che è? Un
però mi sono sempre vergognato di metterla, pure questa c'ho. Pronto! Se sento ancora qualcuno che ha marimba. Basta marimba. Ve prego, basta marimba. Al cinema, tutti. Pronto. Chi è? Okay. È vero. Fate come Thomas, perdete la vostra vita a comporre e a produrre suonerie.